un momento di aggregazione felice in una delle piazze più belle della città, grazie alla collaborazione di Etna Comics, questo splendido gruppo che organizza eventi di straordinario livello nella nostra terra. Abbiamo ricevuto in donazione la sistemazione di un campo che aveva voluto Antonio Guarnaccia molti anni fa, che adesso è stato sistemato in modo straordinario. Nei prossimi giorni i ragazzi potranno giocare a pallacanestro in uno scenario davvero unico, e nel frattempo stanno anche donando alla città una sorta di dipinto per terra la stessa piazza dove i ragazzi potranno giocare. E questo quartiere, questo lungomare torna a vivere e si arricchisce ogni giorno con una cosa in più. Deve diventare un punto di aggregazione della città, perché è uno dei luoghi più belli, uno dei lungomari più belli di tutta la nostra terra. Etna Comics è il Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop, ma principalmente è l'evento culturale, sociale, come possiamo dire, più intenso che la città di Catania ospita, e quindi era giusto fare questo matrimonio, chiamiamolo così, questo connubio, questo gemellaggio importante tra la sede di questa manifestazione e la manifestazione stessa. Quindi grazie all'iniziativa del sindaco che ci ha proposto questa cosa che oggi state vedendo realizzata, abbiamo suggellato questa unione che spero duri per sempre, ecco, quindi siamo molto contenti e orgogliosi di questo prodotto e di questo risultato. Con Etna Comics abbiamo avviato una collaborazione ormai da tanti anni. Questa collaborazione ha generato vantaggi per la città e anche per la manifestazione, che è diventata sempre più bella ed è diventata ormai un pezzo dell'anima e della vita della nostra città. L'obiettivo è creare un rapporto sempre più stretto fra il comune e Etna Comics, e questo momento, che è un momento anche simbolico, oltre che utile perché permette alla città di avere di nuovo il playground a lungomare, è un po' il simbolo di questa rafforzata collaborazione tra di noi.